MPS, arrivano le offerte per il mattone tra Roma, Firenze e Milano, ma non Siena. Scattato il deal sequestro delle case di Montarioso a distanza di un mese dalla sentenza del Tribunale di Siena sulle lottizzazioni abusive. Si fingevano sordomuti per truffare senesi espulsi dalla città. E adesso lo sport, la Robur esordio il 24 agosto contro l'Olbia, sorteggiati a Roma i calendari della Serie C. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. È scattato oggi il dissequestro delle case di Montarioso, oggetto del processo sulle presunte lottizzazioni abusive di Monteriggioni. Gli ufficiali della polizia giudiziaria incaricati hanno rimosso i sigilli dai blocchi abitativi del comparto T11 e 12. Si tratta di circa 40 appartamenti a distanza di quasi un mese dalla prima delle due sentenze del Tribunale di Siena, che hanno detto che non ci furono irregolarità. Una ventina gli imputati assolti, proprietari dei terreni, progettisti, tecnici e funzionari. L'allungamento dei tempi nel dissequestro, dovuto probabilmente a qualche ritardo tecnico di tribunale e procura e al cambio di guardia del comando della municipale monteriggionese, aveva creato più di un malumore tra le famiglie, ma finalmente le case possono adesso tornare ai legittimi proprietari dopo ben 5 anni. Cambiamo adesso argomento, perché si è svolto oggi presso la prefettura la presenza del prefetto di Siena e dei sindaci sia dei comuni del territorio fiorentino che del territorio senese, con anche gli ingegneri responsabili dell'area compartimento ANAS Centro, un incontro sull'autopalio. A ottobre la consegna dei lavori, mentre ad aprile è previsto il termine. E passiamo adesso a Banca MPS. Arrivano le offerte per il mattone tra Roma, Firenze e Milano, ma non Siena. Entro la fine dell'anno MPS potrebbe concludere un'altra importante cessione. Secondo i rumors, dopo oltre un anno di sondaggi sul mercato, la banca guidata da Marco Morelli raccoglierà molto presto le prime proposte su un corposo pacchetto di immobili valutato a circa 350 milioni. In lizza, racconta Milano Finanza, ci sono alcuni dei principali operatori nel settore immobiliare e sul mercato si fanno i nomi di Blackstone, Cerberus, Prelios e Goldman Sachs. L'operazione riguarda alcuni asset di pregio della banca, a partire dalle sedi nelle grandi città. Fra gli asset in vendita, solo 5 immobili valgono complessivamente 250 milioni. Fra questi figurano la sede storica della banca a Milano, situata in via Santa Margherita 11, nei pressi della Scala, 2 immobili in via del Corso a Roma e altri 2 a Firenze, Palazzo Sassetti e a Padova. Lunedì 29 luglio l'advisor Duff & Phelps Rigg dovrebbe ricevere le manifestazioni di interesse, mentre le offerte non vincolanti sarebbero attese entro il 16 settembre. Dopodiché ci sarà la scrematura e si aprirà la fase delle offerte vincolanti, con l'obiettivo di chiudere l'operazione entro il 2019. La politica deve intervenire, questo il grido di allarme della Confesercenti riguardo alla situazione dei negozi in provincia di Siena. Sentiamo il presidente Leonardo Nannizzi. La realtà attuale è costituita da, appunto, una minore capacità di spesa da parte delle famiglie, è costituita da una pressione fiscale per gli esercizi molto alta, molto elevata. C'è una concorrenza, ripeto, da tanto tempo abbastanza sleale da parte dell'online. È vero, la gente dice di là si spende meno, e di là si spende meno perché se non pagassi l'IVA, se avessi una tassazione ben al di sotto il 65%, se ci fosse un attimino la possibilità di canalizzare soldi in paesi stranieri dove vengono tassati molto poco, probabilmente anche l'offline sarebbe in condizione di fare degli sconti particolari. L'Italia, la Toscana e Siena non si può più pensare che siano le cose che una persona deve vedere per forza almeno una volta nella vita, perché ci sono tantissimi altri posti, tantissime altre situazioni. Oggi è tutto molto virtuale, è tutto molto telematico, è tutto molto immediato. La gente va molto a emozione, clicca su 2 o 3 posti, invece Siena clicca un altro posto e va in un altro posto. Siena non può vivere da solo, ma deve lavorare con il suo territorio e tutta la provincia, come la provincia di conseguenza deve lavorare con Siena. Abbiamo la possibilità di fare turismo di qualsiasi tipo, dal turismo termale all'enogastronomia, all'agroalimentare, alle città e a borghi d'arte, all'artigianato, ai paesaggi, c'è di tutto. Mettiamo insieme queste cose. Facciamo un sistema e questo forse può essere anche un sistema, appunto, che riesce a far sì che la gente abbia
la voglia di dire perché devo rimanere 2-3 notti a Siena a dormire, perché ci sono 4-5-6 cose da fare, mi permette di poterle spalmare in 3-4 giorni, mettere insieme un qualche cosa di virtuoso che possa essere un programma di medio e lungo termine. Incominciamo una volta a fare qualche ragionamento e vada un po' al di là di quello che può essere una progettazione semplicemente stagionale, ma cerchiamo di fare un qualche cosa che possa durare nel tempo. Voglio essere arrestato, queste le parole con cui un 59enne con una lunga storia di tossicodipendenza ha chiamato i carabinieri, finito agli arresti domiciliari presso una comunità per il recupero dei tossicodipendenti della provincia di Pistoia, una struttura che lo poneva, a detta dell'uomo, ad un regime di vita troppo severo. L'operatore del 112 dei Carabinieri di Siena non poteva credere alle proprie orecchie. Non capita tutti i giorni, anzi non gli era mai accaduto prima, che qualcuno l'avesse chiamato per rivolgergli la richiesta di essere arrestato. Un 59enne con una lunga storia di tossicodipendenza e di piccoli reati compiuti per finanziarla, noto a Siena non soltanto ai Carabinieri, ha chiamato la caserma per farsi arrestare. Da qualche tempo l'uomo era finito agli arresti domiciliari presso una comunità per il recupero dei tossicodipendenti della provincia di Pistoia, una struttura che lo poneva, a detta dell'uomo, ad un regime di vita troppo severo, meglio il carcere insomma. In effetti gli estremi per accontentarlo c'erano tutti, con quella chiarissima evasione dagli arresti domiciliari, tanto che con somma felicità dell'interessato, una volta redatti i necessari verbali e compiuto l'ennesimo fotosegnalamento, egli veniva associato dai militari dell'arma alla casa circondariale senese di Santo Spirito, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratterà ora di valutare tante cose, perché, si legge nella nota stampa dei Carabinieri, nonostante le preferenze dell'arrestato per il regime carcerario, forse questi dovrà comunque, che ha 59 anni, tentare di ricostruirsi una vita. Non è facile certo per chi ha probabilmente perso la fiducia in se stesso e ritiene di non potersela cavare al di fuori delle mura di una prigione, ma la finalità fondamentale della pena è rieducativa e qualcosa in tale direzione dovrà essere compiuto. Ancora cronaca, una coppia di cittadini rumeni è stata fermata dalla polizia in quanto riconosciuta come colpevole di truffe in varie parti d'Italia, tra cui Siena. I due si fingevano sordomuti per raccogliere donazioni per un'associazione benefica. I dettagli nel servizio di Andrea Rati. Erano pronti a truffare senesi e turisti, fingendosi disabili e raccogliendo donazioni per un'associazione benefica. Erano forniti di materiale pubblicitario che mostravano alle vittime, cercando di impietosirle e far breccia sui sentimenti. La truffa è stata smascherata dai poliziotti delle volanti, che sono stati allertati dalle vittime. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando le volanti sono intervenute in un albergo ed hanno identificato una coppia di cittadini stranieri, un uomo e una donna nati in Romania nel 1990, su cui pendeva un rintraccio per il divieto di ritorno nel comune di Imola, emesso dal questore di Bologna. Dai controlli è emerso che la coppia era stata identificata in varie parti d'Italia ed era già stata denunciata per truffe sulla strada, scegliendo come vittime persone vulnerabili e simulando disabilità, in particolare sordomutismo. Le stesse modalità sono state realizzate a Siena, in pieno centro storico. Infatti, nella mattina di ieri sono giunte richieste di intervento perché la coppia, simulando di essere sordomuta, avvicinava le potenziali vittime e, importunando le persone facendo leggere delle scritte, pretendeva delle donazioni. Fortunatamente una delle vittime ha chiamato la polizia, che ha rintracciato la coppia in zona San Domenico a caccia di una comitiva di turisti stranieri appena giunti in città. Alla vista dei poliziotti, vedendosi scoperti, hanno parlato tra loro in lingua straniera e la donna ha cercato di nascondere qualcosa negli indumenti intimi. Una poliziotta delle volanti ha perquisito la donna ed è emerso che occultava delle copie dei volantini apparentemente riconducibili ad un'organizzazione di beneficenza a favore dei disabili. La coppia è stata condotta in questura e denunciata per truffa aggravata. In considerazione delle precedenti denunce e delle particolari modalità della truffa, il questore ha deciso di allontanarle e non potranno mettere più piede in città per i prossimi 2 anni, lasciando in pace cittadini e turisti. Un perito industriale della Valdelsa ha nascosto al fisco oltre 80.000 euro. L'azione della Guardia di Finanza ha consentito di recuperare a tassazione i ricavi non dichiarati. Recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per circa 80.000 euro, con un'IVA evasa per quasi 12.000 euro. È l'esito dell'ultima operazione della Guardia di Finanza nell'ambito del quotidiano operato nella lotta al sommerso, con le fiamme gialle che sono riuscite a scovare un professionista che si è rivelato essere un evasore totale. Il contribuente era regolarmente iscritto all'albo unico dei periti industriali e dei periti industriali laureati e, pur avendo istituito e tenuto i registri contabili obbligatori ai fini delle imposte
dirette dell'IVA, non ha provveduto alla presentazione delle relative dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2016, mentre per l'anno d'imposta 2017 ha presentato quella ai fini dell'IVA con l'indicazione di un volume d'affari non corrispondente a quello realmente conseguito. Grazie al lavoro della Guardia di Finanza è stato così possibile recuperare a tassazione ricavi non dichiarati per circa 80.000 euro, con un'IVA evasa per quasi 12.000 euro. Il risultato ottenuto è conseguenza dell'efficace dispositivo di controllo economico del territorio approntato e dell'indispensabile analisi di rischio condotta dai militari con l'ausilio delle banche dati in uso al corpo, che ha permesso di indicizzare alcuni contribuenti caratterizzati da un alto indice di rischio evasivo. Ieri sera in Piano Centro si è verificato un blackout che ha paralizzato la città. Tanti i disagi, tra i quali il blocco degli ascensori, uno dei quali ha tenuto prigioniero un uomo per oltre 40 minuti. Abbiamo raccolto la sua testimonianza. Era appena iniziato il blackout e io avevo preso l'ascensore per andare nel mio ufficio e si è bloccato. E quindi sono rimasto all'interno in un ascensore molto piccolo per circa 40-45 minuti. In via di città al circolo degli Uniti, noi abbiamo l'ufficio lì accanto alla loggia, dentro la loggia. Pensavo a uscire e pensavo a confrontarmi con la signora del campanello di allarme, che poi a un certo momento non mi ha convinto molto e per questo ho chiamato i pompieri, che sono venuti in 5 minuti, in 6, e hanno fatto quello che dovevano fare, anche perché io non mi ero accorto che l'ascensore aveva fatto 50 centimetri, quindi poi forzando le due porte sono sceso con un salto. Però il problema è che nei 40-45 minuti che sono stato ho cominciato un pochino a non respirare, eccetera eccetera. Ora è successo a me che, nonostante che ho 66 anni, sono abbastanza integro, ma se fosse successo a una persona anziana che non respira e soprattutto non ha la forza di forzare le due porte, non lo so come sarebbe andata a finire. È stata un'esperienza negativa che ha messo in luce tutta una serie di deficienze che sto cercando oggi infatti di dipanare. Per il quarto anno consecutivo il comune di Castellina Chianti ha ricevuto, assieme ad altri 5 comuni della Toscana, le spighe verdi, un prestigioso riconoscimento rilasciato alle località rurali. Sentiamo in tal proposito le parole del sindaco nel comune di Castellina Chianti, Marcello Bonecchi. L'ottenimento delle spighe verdi non è il problema magari solo il primo anno, è il mantenimento e la riconferma degli anni successivi, perché ciò vuol dire che ogni anno l'amministrazione comunale fa istanze che volgono sempre a un equilibrio e un rispetto del territorio. La spiga verde, diciamo così, è un comune che fa azioni virtuose, no? nel rispetto di un territorio rurale. Poi va anche a riflettersi sull'offerta turistica anche, no? E c'è una serie di indicatori che ogni anno dobbiamo, diciamo, compilare, e mi sembra sono oltre 60 o 65 indicatori che il comune deve rispettare, una serie di indicatori, e poi ti fanno avere un punteggio e questo punteggio decide se ammetterti all'ottenimento del riconoscimento. È un po' le bandiere blu nel mare, noi abbiamo le spighe verdi sui comuni rurali. Il comune di Castellina Chianti è il portabandiera del senese e a livello regionale siamo stati fra i primi, quindi fino dal 2016, e ad avere questo riconoscimento. Martedì sera i talenti dell'Accademia Chigiana si esibiranno alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi, protagonisti gli allievi del corso di canto del maestro William Matteuzzi. Torna alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi il tradizionale appuntamento con il concerto dell'Accademia Musicale Chigiana. La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale della Virtus in collaborazione con l'Accademia stessa. Martedì prossimo alle 21.15 protagonisti della serata saranno gli allievi del corso di canto del maestro William Matteuzzi.
Matteuzzi, che si esibiranno in un concerto nell'ambito del Chigiana International Festival 2019. L'Accademia Chigiana rappresenta un elemento fondamentale nel campo dell'alta formazione musicale in ambito internazionale, spiega il presidente della Virtus Poggio Bonsi, Pietro Burresi, sinonimo di altissimo livello artistico di cui possiamo beneficiare in un contesto unico come la Basilica di San Lucchese di Poggio Bonsi. È nostra intenzione, continua Burresi, contrapporci col sorriso a questa società rancorosa, grigia, invidiosa, rinunciataria e chiusa. In un mondo fatto di disuguaglianze e paura, frammentato come quello che viviamo, abbiamo il dovere di ricercare la bellezza e lo facciamo anche in serate come questa. Scoperto nell'area archeologica di Aiano a San Gimignano, un quartiere della villa romana risalente al IV e V secolo d.C., la scoperta è avvenuta giorni fa durante la 13ª campagna di scavi. Un quartiere della villa romana risalente al IV-V secolo d.C., formato da tre ampie stanze per un totale di circa 80 metri quadrati. È la scoperta avvenuta nei giorni scorsi durante la 13ª campagna di scavi nel sito archeologico di Aiano, nel territorio di San Gimignano. Si tratta di un nuovo padiglione, costituito da grandi e numerosi ambienti, situato attorno al cortile che caratterizza l'area nord della villa romana. Marco Cavalieri, ordinario di archeologia romana e antichità italiche presso l'Ateneo dell'Università Cattolica di Lovanio e direttore scientifico degli scavi, osserva come la ricerca archeologica ha confermato quanto già ipotizzato circa la grande estensione della villa, circa 10.000 metri quadrati, di cui riportate in luce 3.000, indagata dal 2005 a Lovanio in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Gimignano. All'interno di una delle stanze è stata rinvenuta anche un dolium, ovvero una grande giara, aggiunge il professor Cavalieri, ma ad oggi non è ipotizzabile risalire alla funzione di questi spazi. Proprio il nuovo rinvenimento, insieme all'avanzamento della ricerca e degli scavi, sarà al centro dell'Open Day in programma per domani. Spostiamoci in Val d'Orcia. Domani alle 18 si apre la 49ª edizione di Forme nel Verde di San Quirico d'Orcia, la rassegna d'arte contemporanea più longeva della Toscana, a cura di Gaia Pasi, che quest'anno ha come ospite d'onore l'artista di fama internazionale Michelangelo Pistoletto con l'opera Terzo Paradiso. Un laboratorio di idee, una piattaforma di incontro e di scambio per giovani provenienti da scuole e ambiti di ricerca artistica diversi, ma soprattutto un'occasione per i giovani di lavorare e mostrare in opera il proprio valore e le proprie capacità. È proprio questo, Forme nel Verde di San Quirico d'Orcia, la rassegna di arte contemporanea che da 49 anni viene allestita negli splendidi Orti Leonini e nel Palazzo Chigi Zondadari. Sarà inaugurata domani pomeriggio, 27 luglio alle ore 18, questa edizione dal titolo Antifragile, per il terzo anno consecutivo a cura di Gaia Pasi. Forme nel Verde è un progetto che ormai viene da 3 anni di cura della nostra curatrice Gaia Pasi, che ha portato a San Quirico artisti di fama internazionale come Maurizio Cattelan lo scorso anno, quest'anno Michelangelo Pistoletto, e grazie a questi nomi abbiamo avuto l'occasione di ricevere dei finanziamenti da parte della Regione Toscana, dalla Fondazione Monte dei Paschi, e anche una sponsorizzazione da parte di un'azienda privata come quella di Eternedile, che ci ha permesso e ci permette di sviluppare e portare avanti questo nostro impegno in Forme nel Verde. Completamente rinnovata nella proposta e negli obiettivi, grazie alla convenzione tra il Comune e le Accademie di Belle Arti di Carrara e di Firenze, la rassegna d'arte più longeva della Toscana, con il patrocinio di Regione, Provincia, Associazione Europea delle Vie Francigene, ha quest'anno come ospite d'onore l'artista Michelangelo Pistoletto con l'opera Terzo Paradiso. È un grandissimo onore poter ospitare i nomi di Cattelan, ma anche dello stesso Pistoletto, che aiutati anche da altri artisti portano a San Quirico delle opere di livello e di prestigio. È in corso a Torita di Siena la festa provinciale del Partito Democratico, alla quale hanno partecipato molti amministratori della zona, oltre alla presenza del segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti, il servizio di Francesca Campanelli.
Alla festa provinciale del PD in corso a Torrita di Siena è intervenuto il segretario nazionale Nicola Zingaretti, un'occasione a cui, oltre ad iscritti e simpatizzanti, hanno partecipato molti amministratori sia della provincia di Siena che di Arezzo e moltissimi dirigenti toscani del partito. Un appuntamento particolarmente significativo, visto che le elezioni regionali toscane della prossima primavera rappresentano, salvo improvvise crisi di governo, il test politico più imminente per il nostro paese. La vicinanza a una regione, ma anche la vicinanza a una provincia, secondo me, una provincia che ha dimostrato di esserci, di avere un partito democratico forte, saldamente al primo posto, che ha ottenuto un bel risultato alle amministrative e quindi è un piacere avere il segretario, ma forse anche il giusto riconoscimento al lavoro fatto. Abbiamo fatto un grosso sforzo per poter avere qui con noi il segretario nazionale, siamo molto contenti questa sera che sia qui con noi per rendere omaggio ai tanti volontari che tutti gli anni allestiscono questi 16 giorni di festa importante. Tre cose che vorrebbe sentir dire questa sera dal suo segretario, che cosa ha bisogno di sentirsi dire il Popolo Democratico? Il Popolo Democratico ha bisogno di sentire il partito nuovamente vicino alle persone, l'andare nuovamente tra la gente, parlarci, ascoltare i bisogni del popolo. Questo è una priorità a mio avviso. Io mi voglio sentire dire che si fa un'opposizione più puntuale e più forte a questo governo, che sta mettendo davvero in difficoltà l'Italia, siamo isolati nel mondo, e cominciare a prospettare una politica perché il Partito Democratico riacquisisca consenso e ci si ripari per andare al governo del paese, perché sicuramente siamo molto migliori di questi che lo stanno governando ora. E sentiamo proprio le parole del segretario del PD Zingaretti, intervenuto ieri sera a Torrita di Siena. Crisi sarà Salvini Di Maio? Cosa succederà? Ma il problema dell'Italia è proprio questo, che invece di parlare del lavoro, della cassa integrazione che aumenta, delle casse integrazioni e delle aziende che rischiano di chiudere, Salvini e Di Maio hanno chiesto i voti agli italiani e parlano solo di se stessi. La tragedia è questa, preferiscono i propri partiti all'interesse del paese. E Renzi che cosa ne pensa? Quel messaggio di ieri, la diretta Facebook, è stato uno scatto in avanti, farà un proprio partito? Ma no, io penso di no, Matteo sta dando un contributo e io dico a tutti sempre unità e combattiamo contro gli avversari, ma non nostri, dell'Italia, perché Salvini e Di Maio hanno chiesto i voti agli italiani per una rivoluzione e li hanno traditi, perché dopo un anno del loro governo si è fermata la crescita, è aumentata la cassa integrazione, ci sono problemi col lavoro, crolla la produzione industriale, crollano i fatturati delle aziende, è esploso il debito pubblico, e se non stiamo attenti e vigiliamo in autunno, quando dovranno cercare i 30-40 miliardi che mancano, taglieranno sulla sanità, taglieranno sui trasporti. Il PD serve a questo adesso, a combattere e a costruire un'alternativa. Se non ci sarà prima crisi di governo, le regionali della Toscana e dell'Emilia Romagna saranno i primi test politici importanti. Come sta lavorando il PD in questa regione? Bene, ma soprattutto noi dobbiamo evitare che la Toscana cada nelle mani di chi ha distrutto l'Italia. Io giro dal nord al sud e quando una regione è governata male si vede, quindi dico alla Toscana: pensate al futuro e difendete questa comunità. Quindi difendiamo la Toscana e le sue famiglie da quelli che sono bravi a raccontare i problemi ma sono incapaci a risolverli. E passiamo adesso alla nostra pagina sportiva. Sorteggiati a Roma nella sede del CONI, calendari della Serie C. La Roma Urziana, inserita nel girone A, farà il suo esordio domenica 25 agosto in casa contro l'Olbia. Andrea Rati. Inizierà il 25 agosto a Rastrello l'avventura della Robur nel prossimo campionato di Serie C. I bianconeri affronteranno l'Olbia, unica squadra sarda rimasta dopo la non iscrizione della Giachena, che può contare sul talento dei giovani arrivati in prestito dal Cagliari, su tutti gli attaccanti Verde e Doratiotto e il terzino sinistro Pizzalis. La prima trasferta per i ragazzi di Mister Dal Canto sarà invece il 1 settembre ad Alessandria contro la Juventus Under 23, mentre nella giornata successiva, la terza, ci sarà il primo derby contro la Carraresi. Tra le partite di cartello, i bianconeri incontreranno il Forte Monza in trasferta il 25 settembre e l'Arezzo in casa il 13 ottobre, mentre il 23 dello stesso mese sarà la volta della Pianese, sempre in casa, per un derby della provincia. L'ultima partita del girone di andata sarà la trasferta a Novara del 15 dicembre, alla quale seguirà quella ad Olbia, ultima del 2019. I bianconeri inaugureranno il nuovo anno il 12 gennaio in casa contro la Juventus Under 23. L'ultimo atto del campionato, invece, la sfida interna contro il Novara, sarà domenica 26 aprile.
Al termine della stagione, la squadra prima classificata sarà direttamente promossa in Serie B, mentre prenderanno parte ai play-off le squadre seconde e terze classificate di ogni girone, più le due migliori quarti. Sarà questa la nostra ultima notizia, a seguire le previsioni del tempo, poi di corse, cavalli e fantini e poi alle 22.15 la replica del nostro TG. Grazie per essere stati qua con noi, chiaramente un buon proseguimento di visione sui nostri canali.